Io non so come le associazioni si vogliono organizzare anche magari per fare un sit-in, vengo risolto. Se non dovessimo riuscirci per le vie giudiziarie, quindi cercando di evitare, come si diceva prima, anche le passerelle, ma andare al nocciolo della questione, affrontando e prendendo la situazione per il collo, per far sì che problema. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la partecipazione, vi terrò aggiornati, anche perché mi è stato chiesto anche dall'azienda stessa ultimamente un incontro, probabilmente io mi auguro che siano addivenuti a più miti consigli, e quindi siamo fiduciosi che anche le loro scelte aziendali possano andare in una direzione che sia favorevole alle nostre esigenze e alle nostre cose. Siamo il sindaco di Gricignano, adesso parlerà il sindaco di Carinaro, Anna Maria della Provitola. Ci facciamo forza a vicenda. Buongiorno a tutti i cittadini gricignanesi, io vi porgo ufficialmente il saluto di tutta la comunità carinarese che ho l'onore e il privilegio di rappresentare. La mia amministrazione è qui presente stamattina per testimoniare a sostegno della battaglia contro Ecotransider, per la precisione per quanto ci riguarda contro la piaga ambientale determinata da Ecotransider nella nostra zona. Dunque, oltre al di là della significativa presenza di questa mattina e della testimonianza della mia amministrazione unitamente al sindaco di Gricignano, al sindaco di Teverola, al comitato Nopuzza, al don Antonio che è appena andato via, al di là di questa significativa presenza io terrei a denotare che la mia amministrazione dal momento, cioè dall'atto dell'insediamento, cioè 27 maggio 2014, appena insediatasi è da subito entrata nel merito di questa questione. Tant'è che immediatamente abbiamo prodotto alcuni atti amministrativi molto significativi. Innanzitutto abbiamo revocato immediatamente la determina sulla base della quale l'umido dei carinaresi veniva smaltito a livello di Ecotransider. Sindaco, mi sembrava il primo atto da farsi e lo abbiamo fatto. E l'ha fatto anche Gricignano, e se ci seguissero gli altri sindaci forse avremmo già in parte risolto il problema. Poi c'è stato un altro importante atto amministrativo che è stata l'attivazione della convenzione con la seconda università di Napoli per quanto riguarda il monitoraggio dell'aria, dell'acqua e dell'ambiente della nostra zona industriale, che ha un costo e che abbiamo attivato un po' dopo il sindaco di Gricignano, perché voi vi siete avviati, noi l'abbiamo attivato. Abbiamo già ottenuto dei risultati e lunedì l'amministrazione con l'ufficio tecnico già invierà dati ufficiali per intervenire anche nella zona industriale di Carinaro. Dopodiché c'è stato un altro atto significativo, oltre alla partecipazione dell'amministrazione di Carinaro a tante manifestazioni, a tanti cortei di protesta contro Ecotransider. Ebbene, abbiamo insieme al comune di Gricignano, al sindaco qui presente, al sindaco di Teverola, ci siamo costituiti tutti in giudizio, così come da accordo. Ebbene, penso che oltre a questi atti significativi e oltre ad attestare tutta la solidarietà della comunità carinarese a voi gricignanesi, penso di dover lasciare la parola a questo punto a voi cittadini e di darvi la mia parola d'onore, la parola di sindaco e di amministrazione, che saremo sempre al vostro fianco fino al termine di questa battaglia. Non ci fermeremo mai indietro. Grazie, lascio la parola ai cittadini e ringrazio il sindaco di Gricignano e le associazioni per l'organizzazione di questa manifestazione. Grazie. Ma come si vive a Gricignano? Cosa si prova a vivere quotidianamente chiusi in casa, al massimo col condizionatore acceso? Chi ce l'ha, anche chi altrimenti non ce l'ha, deve essere costretto a sudare e ad ammalarsi, insomma, peggio del condizionatore. Vorremmo sentire tutti quanti i cittadini, anche per organizzarci, far venire fuori le idee per martedì, perché martedì alle 5:30 ci radureremo noi di Gricignano in piazza. Carinaro e Teverola agiranno dalle loro piazze, ci ritroveremo al ponte di Carinaro e faremo un sit-in sotto l'azienda per 2 ore, 3 ore, non sappiamo quando. Quelle strade devono essere bloccate e cominceremo delle proteste ad oltranza. Questo anche per chi oggi non c'è, che invitiamo a venire domenica, cioè martedì, vediamo ad essere presenti.
lasciamo stare che non siete stati presenti oggi, magari possiamo capire, domenica uno va a farsi una passeggiata piuttosto che pensare alla puzza, piuttosto che pensare ai propri diritti, perché tanto diciamo, ci hanno abituato a pensare che sempre cose di niente, sempre cose di niente, cose di niente, e si è diventato un popolo di niente. E questo va detto. Ok, adesso vorrei sentire i cittadini. Prima avevo Giovanni, voleva dire qualcosa, poi c'era l'amico di Carinaro, quindi ci alterniamo un attimino in questi interventi. Non c'è buongiorno, buongiorno a tutti. Io speravo stamattina che la gente di Gricignano, il popolo di Gricignano, fosse tutto qui in piazza, perché questo problema non rappresenta solo queste poche persone, ma rappresenta tutto Gricignano, rappresenta tutto Carinaro e tutto De Verona, anche qualche zona più, un po' più distante, perché questa puzza è veramente insopportabile. E l'abbiamo visto queste sere che siamo stati in massa in piazza, perché c'era la festa del nostro padrone, amato padrone, l'apostolo Sant'Andrea, e non si respirava, perché la puzza invadeva la piazza. Ebbene, io sono di Gricignano, sono nato a Gricignano, ho vissuto la vita fino a quest'età di 65 anni e ne sono stato orgoglioso. Abbiamo avuto dei sindaci alternati, chi a favore e chi contro. Oggi abbiamo un sindaco che male o bene si è mosso con la sua forza, con la sua volontarietà di fare qualche cosa contro questa azienda, contro che produce questa puzza. Ebbene, noi diciamo, tu azienda fai quelle che vuoi, fai qualsiasi tipo di lavoro, che a noi non ci interessa, anzi assumo anche delle persone, perché noi ne abbiamo bisogno di lavoro, però non ci assillare con questa puzza, perché poi ognuno di noi, invece di abitare qui a Gricignano, dobbiamo andare, secondo me, in montagna. Ci dobbiamo comprare qualche casetta in montagna per vivere un po' d'aria pura. Allora, ascoltando prima tante parole dette belle dal nostro sindaco, dal parroco prima, dal sindaco di Carinaro, ebbene, se loro si sostengono e avvisano preventivamente il popolo di Gricignano, guardate che il popolo di Gricignano non è un popolo scemo, queste cose le capisce, queste cose le sente, e il popolo di Gricignano sta intorno a loro, li aiuta e li sostiene, perché loro non sono da soli, perché non loro singolarmente sì, sono i capi popoli, però se non vengono aiutati da noi perdono qualsiasi tipo di rapporto, perché sono da soli. Mentre avendo insieme a loro la forza di Gricignanese, noi possiamo sconfiggere questa azienda. Purtroppo, se lui non vuole, anche con la forza, bisogna spostarla da Gricignano. Se ne vada a un altro posto, se ne vada in montagna, ma se ne vada dove vuole. Grazie. Non basta questo. E ho fatto un esempio. L'esempio qual è? È che tutti sono venuti a casa nostra quando ci sono state le elezioni, tutti quanti, destra e sinistra. Non lo prendete come un attacco personale, attenzione, io non voglio in nessun modo che sia un caso personale, nel modo più assoluto, è solo per evidenziare un problema. La mia visione è questa: come sono venuti a casa nostra a stimolare il voto, a chiederci fiducia, io voglio che adesso sindaco Moretti, e lei in parte l'ha fatto, il mio sindaco della Provita, il neoeletto sindaco di De Verona, devono stimolare, dovete stimolare le persone a scendere in piazza, perché è un problema che se noi non lo evidenziamo a livello nazionale, scusatemi il termine, è aria fritta quello che stiamo dicendo. Cioè, lei ha detto, è un medico se non mi sbaglio, no? Quindi lei ha detto le cose giuste. Col mio sindaco ci siamo parlati, avete fatto, ve ne do atto, il comitato, l'ingegnere è una persona squisita, hanno fatto, non basta. Dovete portare la gente in mezzo alla strada. Sindaco Moretti, lei non può dire, vicino al comitato, che facciamo, come lo organizziamo? No,
dovete essere voi sindaci, non voglio essere duro, i manzanieri della situazione, cioè mandare la gente in mezzo alla strada. Cioè io stamattina sono andato a correre con 5 persone, di queste 5 persone sto io e un'altra persona, gli altri 3 non sono venuti. Mi affannavo a correre perché l'età avanza. Allora io dicevo, guarda, è un problema di tutti qua. Sì, hai ragione. Non ho visto nessuno. Cioè, io penso una cosa, se quei signori di Ecotransider vedono che stamattina qua ci sono 200 persone, si mettono a ridere. C'è una popolazione di 30.000 persone, tra anche di più, non lo so, vabbè, io non so fare cippo, vabbè. Dove sta questa gente? Dovete stimolare, io mi affido a voi perché lo sapete meglio di me, voi l'avete scelto di fare il sindaco, quindi è giusto che sia così, ci sta l'orgoglio di essere il primo cittadino, ma il primo cittadino bisogna essere sempre. Cioè, vi stimolo a fare di più, cioè andare casa per casa come avete fatto quando avete chiesto di avere la fiducia. Va bene? Vi ringrazio tutti voi. Grazie. Qui do la parola. Grazie signore. Buongiorno, mi scuso per il ritardo, ma c'era il vescovo a Teverulo che abbiamo la festa patronale, quindi ero in chiesa, appena ho finito sono corso da voi. Io mi sono insediato da pochi mesi e ho raccolto subito l'invito del vostro sindaco Andrea, perché la questione Puzza non è una questione di Gricignano, è una questione di tutto il circondario, compreso Teverola, Carinaro, che siamo i paesi che confinano direttamente a stretto confine territoriale con Gricignano, per cui noi abbiamo il dovere, prima come cittadini di questa terra e poi come istituzioni, di stare vicino alle nostre popolazioni. Stamattina il signore che ha parlato prima di me, l'ho incontrato, ora mi sono ricordato, io uso fare footing sul vostro territorio di Gricignano da anni e negli ultimi mesi sto cambiando percorso perché è completamente impossibile andare a correre dove sta la base di Gricignano perché l'aria è diventata irrespirabile, cioè non si riesce nemmeno a respirare normalmente, figuriamoci in un regime di corsa. La situazione è pesante, Andrea mi ha inviato un report che ha fatto commissionato lui con la Seconda Università di Napoli, un ottimo lavoro che riprenderò subito, non so perché insomma non è stato sposato precedentemente in quell'occasione perché è un lavoro fatto in maniera professionale, capillare, dove è stato riportato lo stato dell'arte del nostro territorio. Ha fatto fare questo lavoro dove sono emerse una serie di cose molto preoccupanti dal punto di vista, ma non vi voglio allarmare, ma i dati sono questi. Ci stiamo attivando per mettere come dire, in sicurezza il nostro territorio. Prima di fare questo, Andrea, prima di fare l'ordinanza di chiusura dell'Ecotransider, ovviamente in quanto sindaco, dicevamo l'altro giorno quando ero con lui, un sindaco può fare l'ordinanza pure adesso, ma se non regge dal punto di vista del giurisprudenziale, non c'è un'impalcatura giuridica che gli consente poi di andare avanti, resta un fatto simbolico. Andrea ha fatto fare lo studio a tutela di tutti voi gricignanesi, madeverolesi, carinaresi, tutti i popoli qui vicino, e nonostante ciò il TAR ha dato una sospensiva al provvedimento. Noi ci siamo costituiti con una delibera, Andrea me l'ha chiesto ma era già in corso, ad opponendum contro questa tendenza, quindi saremo al TAR con la nostra parte, con la nostra presenza, con il nostro ufficio legale a difesa dei nostri territori. Subito dopo mi ha mandato questo report, attiveremo 24 ore su 24 con la SUN, la Seconda Università di Napoli, questo studio che lui già ha fatto fare perché sono emerse anche situazioni preoccupanti sul territorio di Teverola e Carinaro che noi approfondiremo, credo anche il sindaco di Carinaro fa, se non l'ha fatto già farà la stessa cosa, per cui siamo qui presenti e io ringrazio chi organizza questi eventi perché sono le sentinelle che sono vicino a noi e ci consentono di sollecitare, no? Che oltre al compito nostro
e spero che saremo più numerosi, perché non è un problema solo di Vicignano. Quindi ripeto, ringrazio di cuore coloro i quali si sono adoperati in questi mesi, in questo anno, a tenere l'attenzione alta, perché parlarne con i social, con i mezzi mass media eccetera, porta l'attenzione anche ai livelli istituzionali più alti, prefettura, questura. Nonostante questo, voglio dire, dopo il provvedimento del vostro sindaco c'è stata una sospensiva, si discuterà il merito e spero che l'avremo vinta per iniziare un ciclo di risanamento di questo territorio. Grazie.